La musica inquietante è tornata. Pronti a un'altra serata in discoteca fuori dal comune? Un qualcosa che o racconterete con grande ansia o non racconterete, perché il fucile a pompa si prenderà la vostra vita. Siamo tornati su Buckshot Roulette. Mi avete detto di riprovare un nuovo appuntamento e di vincere dopo aver assunto la pillola. Spero che il gioco sappia che io ho già giocato e che non devo rifare tutto e mi faccia assumere la pillola. Fantastico. Poppa tutto, pilloline giù, che ancora non abbiamo capito semplicemente a cosa servono. Usciamo dal bagno. Usciamo dal bagno, la musica. Non è. Sì, prendimi un Lando Mule, lo bevo dopo. Devo fare una cosa prima. Ti come spinge? Salve, salve. Please sign the waiver. Eccomi, firmo tutto, firmo tutto. Sono io, unico e inimitabile Stepnet. No, Stepney, con la Y, Lettere precise per noi, è fatta apposta. Ci aspettano 3 round. Per chi non avesse visto il primo appuntamento, lo trovate in descrizione. Abbiamo semplicemente degli oggetti da poter utilizzare per interagire con i round che dobbiamo affrontare con questo fucile a pompa sul tavolo. Del quale sapremo quante munizioni piene e quante vuote ci sono, quindi una piena e una vuota in questo caso, contro questo pazzo psicopatico davanti a noi. Quindi abbiamo 4 vite, ci sono 2 proiettili. Me la sento? Faccio il pazzo? Faccio il pazzo? Faccio il pazzo? Faccio il pazzo. Primo colpo me lo sparo da solo. Primo colpo non ci sa. Dai, però iniziamo malissimo, eh. Abbiamo 3 vuoti, 3 pieni. Direi di approfittarne subito, dopo che lui ha inserito casualmente i proiettili all'interno. Facciamo una siga, così riguadagniamo una vita. 3 vuoti, 3 pieni. Dai, ragazzi, non c'è verso. Non c'è verso. Che sfiga devo avere? Sì, ho capito, però così non andiamo proprio d'accordo. Pure ammanettato! Bene, si fa pure la birretta ed era vuoto. Quindi adesso sono 2-2. Dimmi che è pieno. Sì. Uno pieno, 2 vuoti. Cosa fa? Spara a se stesso. Pezzo di feccia. Era vuoto. Ok. Uno pieno, uno vuoto. Devo tenere il conto così. Scemo! Sei un coglioncello! Bene, bene, bene. L'equilibrio è tornato. 2 pieni, 2 vuoti. È il momento, credo, di iniziare a utilizzare un pochino più oggetti. Recuperiamo una vita. Per evitare di morire prima di lui, anche perché è il primo round ancora. What the fuck? Allora, andiamo di lente di ingrandimento, vediamo com'è il proiettile all'interno. È pieno! E il fatto che sia pieno è una bellissima notizia, perché possiamo andare a tagliare il fucile e fargli 2 danni, anche se poi lui recupererà una vita, sicuramente. Spariamo al dealer, perché sappiamo che è pieno. Figuratevi, stavo per spararmelo di nuovo da solo prima di vedere con la lente di ingrandimento. È il tuo turno! Però dai, il colpo di pompa non ti ha sicuramente peggiorato la faccia, che peggio di così non so cosa ci potrebbe essere con quelle manine. Che cazzo, sei un T-Rex? Riborda le manette. Sì, ho capito, però così io salto 2 round. Cioè, non ha senso. Si riaccende la siga per la vita. Sappiamo che ce ne sono 2 vuoti e 1 pieno. Consuma quello pieno! Sei un pirla! Sei un pirla! Un pirla di dimensioni gigantesche. 3 pieni, 3 vuoti. Vediamo un po'. Sta caricando tutto dentro. Allora, 3 pieni, 3 vuoti. Posso mandarlo ad una vita sola. Vediamo cosa c'è dentro. Vediamo. È pieno. Fantastico. Interessante, come diresti tu. Vado a tagliare il tutto. E adesso, con 3 pieni, 3 vuoti, te lo becchi dritto in faccia. Quindi ne rimarranno solamente 2 buoni e 2 inutili. Va a una vita sola e non ha più sigarette per curarsi. Vediamo, voglio vedere come fai a vincere. Ho 4 vite, hai solo un coltello. Vabbè, ammanettami di nuovo. Fai pure, gioca da solo allora. Ah, così proprio, a sensazione. Lui prende e taglia. 2 pieni, 3 vuoti. Dai, ma che fregatura. Adesso vado a vedere cos'è. Se è vuoto me lo sparo, se è pieno lo sparo a te. Ok, abbiamo vinto questo round. Sparo a me stesso, così abbiamo modo di riutilizzare di nuovo il fucile a pompa. E il prossimo colpo è per forza pieno, caro mio, sei fregato. Uso anche il coltellino. No, il coltellino tagliamolo. Non so se potremo mantenerlo anche il prossimo round, però. A casa! Primo round, in saccoccia! Sangue ovunque perché era l'ultima kill necessaria. Cioè, l'unica kill necessaria. Step wins! Step wins! Andiamo! Portata a casa.
entriamo prepotentemente nel secondo round della roulette russa col fucile a pompa. Vediamo un po' quanti oggetti abbiamo. Il coltello. Un solo oggetto. Lui ha le sigarette, noi abbiamo il coltello. Ancora 4 vite. 2 pieni, 2 vuoti. E qua è una bella incognita. Una bella incognita, 2 pieni, 2 vuoti. Prima mi sono sparato 2 volte di fila ed erano sempre pieni. Sarà vuoto stavolta, dai. Sì. Ok. Adesso andiamo a sparare al dealer, ovviamente, perché ce ne sono 2 che possono sparare un... Sì, ho capito, però ragazzi, cioè... Ma cos'è? È grazie al cavolo! Ok, defibrillatore mi ha riportato in vita. Va bene, 3 a 2. E andremo 3 pari perché lui utilizzerà le sigarette. Beccatelo in faccia, bello mio. Dai, dacci nuovi oggetti. Vediamo un po' come riusciamo a cavarcela. È ancora equilibrata la situazione, tutto bilanciato, come dovrebbe essere. Vediamo un po' che oggetti potremo sfruttare stavolta. Dammi le manette, no. Coltellino, coltellino, 2 coltellini. Oh mio Dio, oh mio Dio. Raga, potremmo vincere senza fargli fare il round. Ci provo. Ci provo, ci provo, ci provo. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Deve esserci il colpo per forza, ti supplico. No, no. Ci sta, onesto, onesto. Sei un infame però, Sei un infame, potevi farmela vincere. Se me lo sparavo a me stesso, raga, ce la facevamo. Dai, dammi la lente di ingrandimento. Basta darmi sti coltellini. Buona la lente, buone le manette. E un altro coltello. Lui ha 3 birre. Ok, sono 4 pieni, 4 vuoti. 4 pieni vuol dire 50% comunque di possibilità. Devo rischiare, perché chi non risica non rosica. Sparo. Ed è vuoto. Quindi abbiamo un'altra possibilità e tocca nuovamente a noi. Quindi vado di manette, giusto? Andiamo di manette per l'avversario. Forse avrei dovuto usare prima la lente di ingrandimento. Ok, allora lui è bloccato. Facciamo così. Taglio e sparo. Taglio e sparo. Vai. Ce ne sono 4 che possono sparare e 3 no. Ha una vita, ha una vita, raga. Ok. 3 proiettili sì, 3 proiettili no. Ed è pieno. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto il secondo round. E voglio fare anche lo sborone. Ti voglio mandare a meno 1 addirittura. Non a 0, a meno 1. Ti è. Becca. Becca, becca. Le tue birre non ti salveranno. Ok, molto bene, molto bene. Un bel clutch questo, E Stepney wins the second round in a row. Pronti per il terzo e ultimo combattimento letale. Mi piacerebbe avere una varietà di un po' di tutto. Dammi anche magari una lente di ingrandimento, una birra. 4 oggetti, giustamente. Lui ha 2 manette, il taglierino. Oh! 1-1, raga, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Che scemo. Che scemo, raga. Abbiamo vinto per forza. Perché vedo che proiettile c'è dentro, iniziando io. Adesso è vuoto. Quindi cosa faccio? Vado a spararlo a me stesso. Sappiamo che è vuoto, avremo un altro round. Tagliamo la canna del fucile. Abbiamo vinto. Interessante, vero? L'altra volta con gli oggetti hai fatto il simpatico. Stavolta gli oggetti ti si sono ritorti contro, bello mio. Tiè, la portiamo a casa. Eliminato! 3 round consecutivi. Yes! Vamos! Portata a casina! 57.000... Double or nothing? Oh cavolo. Sì! Sì! Ci giochiamo tutta la fresca! Lo ammanetto. Sparo a me stesso. Ti prego, vuoto. Sì! Sì! Fantastico, fantastico. Lui ha manettato, ma comunque toccherebbe a me perché il round non è saltato. Adesso cosa facciamo? Sono 2 pieni e 2 vuoti. Andiamo a sparare al dealer. Dimmi che c'è. Ok! Molto bene. Le manette dovrebbero sganciarsi cioè adesso. Esatto. Dai, uso una lattina. Non pieno, non pieno, non pieno. Ti prego, dammelo vuoto. Ti prego, dammelo vuoto. No. No, ragazzi, abbiamo sprecato l'occasione. Non ce ne dovrebbero essere più pieni. È vuoto, è vuoto, è vuoto anche il prossimo. Fammi vedere com'è la carica stavolta. 2 pieni, 2 vuoti. Quindi, sparo a me stesso. E tocca nuovamente a me. Bello mio, non puoi salvarti. Non so come dirtelo. Non puoi salvarti. Perché adesso io ti ammanetto. Lo ammanetto.
l'ho a manetto, nel dubbio. Andiamo a controllare che cosa c'è qua dentro. Ed è pieno, molto bene. E adesso è finita, caro mio. Taglio il fucile. Ce l'abbiamo annichilito. Questo round non ha potuto fare niente. Ciao, a casa, doppio danno. E ci portiamo a casa la vittoria del Double or Nothing del primo round. Due vite, non abbiamo il taglio purtroppo. Facciamo assolutamente la birra, fidatevi. Ed era vuoto, e quindi il prossimo sarà pieno e poi cambia tutto. Prenditi sto danno in faccia, ma non sarà il suo turno dopo, perché dobbiamo resettare di nuovo i round dentro al fucile. Insomma, le cartucce, dobbiamo resettarle essendo finite. Mitico. Vediamo. Ottimo. Manetta, coltellino. Va bene, eh? Va bene. Tre pieni, tre vuoti. Birra. Birra, 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 birra. Ed è uscito vuoto, quindi adesso sono tre pieni, due vuoti. E... ok, ho paura. Ho molta paura. Tre pieni, due vuoti. Ed è pieno. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Bella roba, bella roba. Oggi va tutto per il verso giusto. Yes! Ci portiamo a casa $100,000 se vinciamo, eh. $100,000. Ciao, Stephen Wins. Stephen Wins. Il secondo round. Ma siamo all'ultimo. Il definitivo. Ok, il piano è questo. Lo ammanetto. Va bene? Sparo a me stesso. È pieno? No! 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 Allora, accendiamo la sigaretta. Sono due vuoti e uno solo pieno. È vuoto. Ok, 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 raga, la clacciamo, la clacciamo. Cioè, il colpo non c'è, raga. Può funzionare? Ti prego, vuoto! No! No! Tre pieni, tre vuoti. Ti prego. Sì! Andiamo! Abbiamo rischiato un bordello. Se fosse stato il suo turno avremmo perso. C'aveva tutto. C'aveva le manette, la lente di ingrandimento, le sigarette. Aveva tutto. 115,000. No, come double? Ancora? Cavolo. Ok, ok. Si va per i 200k, raga. Si va per i 200k. Madonna, mi compro un monolocale a Milano. Vieni. Uno pieno, uno vuoto. Uno pieno, uno vuoto. Uno pieno, uno vuoto. Va bene. Quattro vite. Uno pieno, uno vuoto. Facciamo così. Uso un birrino. Fidatevi, usiamo un birrino. Ed era vuoto. E indovina un po' chi sta per perdere due vite. Si chiama Mister Dente a Punta, conosciuto anche come lo squalo della discoteca. Tiè, becca. Lui c'ha i pacchetti di sigarette, quindi adesso riprenderà tutte le vite. Ma no, non è vero che riprende tutte le vite, perché prima c'è il cambio del round, avendo finito le cartucce dentro il pompa. Allora, 5, 4 pieni, 4 vuoti. Manetta, nel caso in cui sparandomi all'interno ci fosse il proiettile. Sparo a me stesso, ti prego, vuoto. 3 pieni, 3 vuoti. Adesso interveniamo con le birre. Dai, 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 dai. Vuoto. Se esce vuoto, sparo a lui. No! No, 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 no. No, no, che sfiga, raga. Ok, allora sono tutti vuoti adesso. Quindi li sparo tutti su di me. Oh, cavolo. Non ce ne sono più. Facciamo manetta a lui. Sparo a me stesso. È vuoto, dai, per forza. Ho capito, ma... tre vuoti, uno pieno adesso. Cioè, è ciotta, eh. È ciotta. Per 200 e passa mila dollari. Adesso c'è il proiettile, quindi vado a tagliare. Lui non avrà modo di giocare il suo round, perché i proiettili sono finiti. E avrà due vite. Sarà di nuovo alla portata del nostro colpo da due. Wow. Wow. Sempre più complicato. Però siamo pieni. Siamo dentro. Siamo dentro. Due pieni, due vuoti. Se è vuoto, però abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Per forza. Perché tocca ancora a noi. Lente di ingrandimento. Se è pieno, taglio e sparo a lui. È vuoto. È uguale. Perché sparo a me. Ci saranno due colpi dopo taglio. Abbiamo vinto questo round. Mamma mia. D'astuzia. 200 IQ. Let's go. Non puoi uscirne vivo da qua. Con tutti gli oggetti sul tavolo hai perso. Pirla. Stephen wins. Again. Secondo round del secondo raddoppio. Sparo a me stesso, sono coraggioso.
Bella idea del cavolo. Me la rischio. Sparo a me stesso. Se è pieno vado a due. Ho capito però. Ora è un problema. Adesso abbiamo un grosso problema. Uno pieno, uno vuoto. Di nuovo no. Io devo consumarli tutti. Se no lui usa le sigarette. Ti prego, devi essere vuoto. Wow. Ok. Adesso tagliamo. Molto bene. Spariamo a lui, ovviamente, perché altrimenti ci butteremo fuori dal gioco. Fantastico. 1-1, abbiamo vinto, raga. Abbiamo vinto. Ah, sei scemo. Sì. È perché facciamo lente di ingrandimento, sappiamo che cosa c'è dentro ed è vuoto in questo caso. Quindi, nel dubbio, vabbè, lo manettiamo un'altra volta che se lo merita. Oddio, forse potevo tenerle che duravano anche il prossimo round. Se è così, sono un coglione, raga. Adesso vado a tagliare il tutto. Questo round, mi dispiace, ma appartiene ancora al sottoscritto. Oggi ti sto annichilendo. È un peccato però che lui terrà tutti quegli oggetti sul tavolo. Credo. In teoria i round si resettavano se. Meno male, raga. Lui c'ha la lente di ingrandimento. Due vite. Oddio, tre pieni, quattro vuoti. Devo usare le manette. Sparo a me stesso, sperando di beccare il vuoto, ovviamente. Nel caso in cui non lo fosse, accendo la sigaretta. Dai. Ti prego, vuoto! Erano due pieni, tre vuoti, raga. Va bene. Un pieno, tre vuoti. Sparo su di me. Non c'è verso. Dai, raga, non so che caspita stiamo dicendo! Ma very interesting che? Che è vuoto! Ma è inutile! Forse puoi mettermi l'ansia che penso di aver perso. Ma sono tutti vuoti adesso, tutti. Puoi sparare di nuovo a te stesso perché tanto è vuoto. E un'altra volta puoi sparare di nuovo a te stesso. Te fai tanto... Non è vero! No! Che cosa ho sbagliato? L'ultimo round abbiamo sbagliato? No! Ok, ci riprovo. Devo accontentarmi, raga. Il gioco d'azzardo fa schifo. Non dovevamo raddoppiare. Toma! Win! Sono troppo forte. Sono nato per questo gioco, mi sembra. Mi sa di sì! Quanti sono? Sono stato molto bravo, mi sembra. 65.000 dollari. Allora, almeno 100.000 li dobbiamo prendere. Siete d'accordo? Almeno 100.000, raga. Dai. Godo. Primo colpo così, 4 pieni, 4 vuoti. Adesso 3 pieni, 4 vuoti. Però è il suo turno, dopo un sacco di tempo. Dai, togli quello pieno. Mitico. Dai. Usa la lente, ci sta. Interessante. Sarà vuoto. Anzi, poppa la sigaretta, così ti riprendi la tua stupidissima vita. Spara a me. Ah. Bene. Usale tutte ste lenti di ingrandimento, eh. Mi raccomando, un'altra volta c'è il proiettile subito, mi vuoi dire? No. Ah, adesso è vuoto. Giusto. È l'ultimo ovviamente pieno, indovinate un po' addosso a chi andrà. Due vuoti, uno pieno. Pieno, bene. E gli sparo. Sì, te ne vai a due. Guardalo lì, vigliacco. Devo farmi coraggio e spararmi un colpo senza guardare con la lente, raga. Che sfiga! Erano tre vuoti e uno pieno! Guarda, tanto mo sono tutti vuoti, è inutile che fai chissà cosa. Sono tutti vuoti! Dai! Ma che cavolo! Mi mandi a uno in ogni caso. Sono vivo! Sono ancora vivo! Vincerai così! Sparo a lui, sperando che ci sia il colpo. Meno male. Abbiamo vinto, abbiamo sculato due colpi di fila. Dai, così. Il secondo, ok. Tre vuoti, due pieni. Dai, il primo me lo sento così. Tre vuoti, due pieni. Che rogna. Tre vuoti, uno pieno. Zero pieni. Sono tutti vuoti, ha sprecato anche la lente di ingrandimento. Uno. Bravo.
Indovina il prossimo? È vuoto tanto, è inutile. Scemo, scemo. Due vuoti, due pieni. Che sia pieno che sia vuoto, abbiamo vinto a prescindere. Ottimo, adesso va a due vite. Sappiamo che ce ne sono due vuoti, ma abbiamo tre lenti di ingrandimento. Quindi lui non può salvarsi. Se noi becchiamo in qui dentro il proiettile, abbiamo vinto. Easy. Vedi, quando ti dà una variante di oggetti, li puoi usare tutti. Cioè, la combo è perfetta, cioè porti a casa la vittoria proprio rapidamente. Buono. Questo è ufficialmente l'ultimo round. Abbiamo anche accettato il raddoppio. Non raddoppiamo più però poi, ve lo dico. Tomà vince the last round. È l'ultimo, come va? Quattro vite probabilmente. Quattro vuoti, tre pieni. Iniziamo sparando a lui. Buono! Quattro vuoti, due pieni. Tanto lui userà le sigarette, quindi va bene. Quattro vuoti, due pieni. Dai, facci vedere di che pasta sei fatto. Oh, vuoto. Tre vuoti, due pieni. Spara, spara, bello, vieni! Vieni! Due vuoti, due pieni. Ti sparo e basta. Due vuoti, due pieni. Boom! Due vuoti, un pieno. E ora, amico? E ora, amico? Spara a se stesso? Ah! È scemo di me! Ok, ok. Tre vuoti, tre pieni. Lui c'ha la combo per vincere! Ha la combo per vincere, raga. Tre vuoti, tre pieni. Se lo consumo vuoto, sparo a lui. Se lo consumo pieno, sparo a me. Oh mio Dio, 2-2, 2-2, 2-2, un 50-50 proprio adesso per lo scadere. Sì! E abbiamo vinto il raddoppio. Vamonos! Vamonos! 130.000 dollari. No, 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 basta, 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 basta. Non mi piace più giocare qua. Già, vattene a fare un cuore con quegli occhietti. Pezzo di feccia. El Dineros! Let's go! Ah già che devo spacchettare la valigetta. Vamos! Cash, 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 cash. Oh, finalmente nella nostra DeLorean ce ne scappiamo via. Congratulations, Tomà. Boom, 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 boom. Ho bevuto un litro di birra, raga, un litro. 130.000 dollari, me l'accollo, ci sta. Cari amici, io spero che questo appuntamento di Buckshot Roulette vi sia piaciuto, vi abbia divertito. Magari faremo un ultimo conclusivo dove proviamo ad arrivare a 1 milione di dollari a forza di raddoppi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video, qua è sempre tutto. Buone! Cioè, alla fine, la roulette russa col fucile a pompa è un po' come sasso carta forbice, solo che invece del 50% di possibilità c'è il 33%. Vogliamo fare? Vai. Colpo secco, Sasso, carta, forbice. E so che volevi buttare la carta, t'ho fregato.